E ancora un altro applauso dedicato, io lo voglio dedicare a David, che questa sera è stato con noi e ci ha promesso di tornare quando ha qualche buco nel suo tour. Grazie di essere stato con noi. Il Wake Up Gospel Project, grazie a voi di essere voluti essere qui questa sera, grazie. Meglio, diventa per noi un appuntamento, possiamo dire, da questa sera tradizionale, quello di ospitare i nostri amici Wake Up con il loro Gospel Project e insieme ai loro amici che ci faranno conoscere questa sera. Non vi dico nient'altro, grazie di essere venuti, perché la vostra presenza ci incoraggia ad andare avanti. Qualche altra cosa mi ripropongo di dirvela alla fine. Siamo qua per festeggiare San Michele, per festeggiare questo quartiere che, diciamo, popolarmente porta questo nome, anche se il quartiere in realtà si chiamerebbe Sant'Eligio, ma noi tutti lo conosciamo come San Michele. E quindi buon ascolto a tutti. Qualcuno ci ha lanciato una provocazione questa mattina, ci ha detto: ma ci sarà da mangiare? E con i ragazzi della parrocchia ci siamo subito approntati, quindi se qualcuno in silenzio durante il concerto vuole sgattaiolare da quella parte, troverà un panino con la salsiccia e anche altre bibite, per cui così contribuite se volete alla realizzazione di questo evento. Grazie e buon ascolto. Yes, you are.
per voi e per noi questa sera ci siamo cascati, come diceva un amico, domattina. Ci siamo cascati, siamo tornati dopo un anno circa, forse un anno davvero. Siamo più di prima, Un anno esatto proprio, ti ricordavi pure quello che mangiavi l'anno scorso, di stasera che non stai mangiando, perché un anno fa aprivamo le porte, le finestre, la festa a questa parrocchia con il nuovo arrivo di Don Martino Mastrovito verso l'estate, ma davvero questa passata è stata un'invernata, una primavera, la prima della pastorale guidata da Don Martino Mastrovito. Grazie a lui questa sera torniamo con tutti voi comunità, e io vorrei ringraziarlo perché oltre a un amico è un caro ragazzo che sta investendo energie per portarvi fede, emozione, comunità, e tutti noi l'abbiamo respirato in quest'anno. Quindi grazie Don Martino per il tuo invito. I Wake Up Gospel Project questa sera tornano non per fare uno spettacolo, ma per prendervi la mano e vivere questa serata insieme, perché il gospel non nasce il gospel come un concerto tra artisti e pubblico. Il gospel nasce come un momento per fare comunità, per fare festa. È un po' come, lo dico sempre, un po' come un concerto di pizzica. Non si va a un concerto di pizzica, ci si siede e si vede la pizzica. La pizzica la si balla. Stasera canteremo il gospel, vivremo il gospel e staremo bene insieme, bene possibilmente. Buona serata con i Wake Up Gospel Project. Free. He's the one that will save your soul. He'll be back.
da lontano possono stare tutti, sono dei fogli, perché questa sera abbiamo più di un... Ringrazio di nuovo i miei assistenti, diciamo. Questi fogli che vedete volare non sono nostri, personali. Li abbiamo presi in carico perché... Adesso ho il piacere di presentarvi e molti di voi sono venuti per questo, perché ricordano nel 2018 lui è stato di nuovo nostro ospite, non solo ospite dei Wake Up Gospel Project, ma ospite di Martina Franca in Piazza 20 Settembre. È tornato dopo qualche anno, non è successo nulla di particolare in questi anni, una pandemia, una cosa. Nulla di particolare? Ce ne sono due mollette, una fiamma ossidrica, se vero. Con questo vento. Dall'altro lato le mollette. Provento le mollette. Forse ho trovato la dritta. Stia. E lui è David Blank. Rispondete. Thank you.
Dunque sì, non bastava solo prendere i fogli ma rimetterli in ordine, quindi alcuni fogli sono proprio a testa in giù, per cui potreste sentire qualche parola al contrario, se c'è qualche giovane Leonardo da Vinci capirà. Somebody to lean on.
David Way. Avete notato che c'è un'altra guest, anche già entrata nella band, che è Alessandro Leserri alle percussioni. Dove va? Dove sei andato? Dove andiamo? Che ritroveremo durante la serata in tutto il repertorio dei Wake Up. Andiamo avanti. Thank you.
Thank you.
How great! Mi dicevi, David, che ti mancava fare gospel, vero? Perché David, ci siamo incontrati a Matera quest'estate durante un concerto di Mahmood. Abbiamo condiviso il palco, lui era in tournée come vocalist con Mahmood e noi Wake Up lo accompagnavamo in quella data. E ci siamo rivisti, avevi dei capelli bellissimi. Dove stanno quei capelli bellissimi? Non ci vedevamo da tanto, dal 2018. Lui è in tournée con dei grandi, per quello lui è un grande. Ed è anche un grande di umiltà. E diceva, mi diceva quest'estate, grazie a noi, quando è che cantiamo un po' di gospel? Perché che mi manca, perché a partire dalla tua vita, la tua infanzia, tu di dove sei preciso? Marchigiano tre mesi sono. Marchigiano, non ho capito. Marchigiano tre mesi sono nigeriano. Il mio papà era capo di chiesa, quindi ovviamente sono cresciuto con le cose. Uh-huh. E siamo davvero onorati di riportarti nella tua casa affettiva e siamo davvero contenti di condividere con te questa serata. Lo siete anche voi, giusto? Bentornato a Martino Franco. Thank you.
non fosse per te, Signore, non saprei. Grazie David, David Brank, che ritornerà con noi fra poco, fra pochissimo. Sì, portati i fogli, ma se no andiamo a cogliere una paretura stasera. Rimaniamo ancora insieme. Abbiamo appena cantato Quanto è grande il Signore. Quanto è grande il Signore, quante cose fa per noi, quante cose non fa per noi il Signore. Quante cose ci dice che dobbiamo aspettare dove siamo, perché anche la sofferenza ha un suo perché. Quindi quando noi cerchiamo che Lui debba fare qualcosa per noi e Lui non lo fa, grazie Signore, quanto sei grande. Perché dopo un po' capiamo sempre qual è il motivo di una sofferenza, di un lutto, il motivo di una separazione, perché dopo c'è sempre la riunione. Questo abbiamo appena cantato. Grazie, perché grazie si dicono anche quando le cose non vanno, ma non perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi. Non dobbiamo vivere in virtù di chi sta peggio di noi, ma perché dobbiamo vivere, non sopravvivere. Ed è difficile, non è mai tanto semplice vivere nella sopravvivenza, però grazie Signore, quanto sei grande. Thank you.
Thank you.
such a broken part. Cause we don't learn the shame of all my scars. Run away, they say, no one love you as you are. But I won't let them look to this. I know that there's a place for us. For we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching down to the beat.
Together, Lord.
'cause if it wasn't for you, Lord.
Torna Alessandro De Serri.
al basso elettrico il maestro Leo Copertino. Il sì detto Leo, la testa di basso, lo trovate sui social, Leo, la testa di basso. Alla mia destra, alla tastiera e pianoforte, maestro Luca Gammariello. Alla chitarra elettrica, il maestro Nico Vignola. Alle congas, alle congas e alla chitarra acustica Alessandro Leserri. Cosa ballare? Alle voci, le voci del Wake Up Gospel Project. Contratti, Rosaria Bellucci, Giussi Semeraro, Maira Acquaviva, tenore basso, baritono e tutte le estensioni vocali maschili, Giuseppe Calò. Chiamate da prenderlo da Carovigno, voi pensate, per averlo bravo. Abbiamo preso dei capelli, a forza di tirarlo i capelli, li ha messo un po' troppo. Guarda, sempre da Carovigno viene. E i nostri soprani, Gabriella Caroli. Tiziana Brescia. Applausone per stasera, allineando una chiara evidenza. E al coordinamento musicale il maestro Graziano Leserri. Lasciatemi cantare, no, lasciatemi ringraziare il service di questa sera, il service di Pino, grazie Pinetto, tu e i tuoi ragazzi, grazie del tuo lavoro audio, luci di questa splendida cornice musicale e video. Il nostro fonico, se vi girate, il signore Rosso lì che alza la mano, è lui il nostro fonico, Giuseppe Schinaia, grazie. Ma i saluti finali non li diamo assolutamente noi, intanto che chiamo Don Martino qui con noi, vi invito qui sul palco anche David Blank, torna con noi per il gran finale. Vuoi cantare? Scegli tu cosa fare. Ho provato. Provo. No, volevo dare un avviso, c'è una Rolls Royce da spostare. Ci sono cascato di nuovo, guarda. Ci vediamo il 16 marzo. Aspetta che... Vengo con Marilu, vengo. Va bene, ai fatti nostri vi stiamo dicendo. Va bene, ha ragione il signore, non so chi è che ti ha ricordato, il 28 settembre l'anno scorso eravate qua, il 28 esatto. Settembre siete qua, io direi l'anno prossimo il 28 settembre non prendo impegni, io piacendo possiamo stare qua. Vabbè, non ci diamo impegni così a lungo tempo. No, poi se volevo anche dire una cosa, perché spostare la strumentazione, il piano, il basso, la chitarra, se volete possiamo lasciarla qua e poi l'anno prossimo sta già. Già che stiamo. Cioè, stiamo, io ci avrei i ragazzi là, ce li ho, vedi? Ragazzi, ci siete? Venite. Volete fare raccolgono tutto. Vogliono fare qualcosa? No, prendono tutto. Ragazzi, venite qua. Un applauso ai ragazzi perché sono stati meravigliosi. Si vergognano. Venite, già. Ehi, saranno 250 persone su Instagram nel raccoglimento di fino adesso stavano uno sopra l'altro addosso a David, vedete quanto è David? Dai. Uno sopra l'altro stanno, venite qua. I ragazzi, i nostri ragazzi. Gli altri dove sono? Da questa parte. Bravi, vai avanti. Allora, noi con i ragazzi stiamo facendo alcuni progetti. Un primo progetto è aprire una sorta di centro giovanile e l'abbiamo fatto perché qui stiamo proprio inaugurando in questi giorni il centro giovanile.
dove, Dio piacendo, anzi ci lasciate la strumentazione, abbiamo già la sala prove per la musica. Perfetto. Giusto. Sarebbe più perfetto. Una mano per uno portiamo tutto dentro. Bravo. No, ma loro sono bravi a spostare la vostra sigla. Io mi ricordo di più un po' a destra. Hanno spostato di tutto in questo giorno. L'albero, tutto. Però dico, oltre alla sala musica ci serve anche un corso. Io sono, è già un anno che ti sto elemosinando un corso di canto, qualcosa, da parte vostra. Perché facciamolo, no, perché no? Bravo, ecco, l'ha detto. C'è anche diretto a Facebook là, l'hai detto. Poi siamo in diretta mondiale su Facebook. Guarda che sono finite le votazioni, le promesse non valgono più. Io non c'ero. Appunto, adesso sono quelle serie. E quindi dicevamo, primo progetto abbiamo ristrutturato. Anzi, se qualcuno vuole fare un giretto può farlo anche stasera o nei prossimi giorni. Okay. Adesso dobbiamo allestire sala per la musica, c'è il teatro, dove con il nostro carissimo amico Pasquale Nessa, che saluto, in questi giorni pronto per fare Romeo e Giulietta a Palazzo. Palazzo, come si chiama? Palazzo, Palazzo La Fornara, giusto? No. Ah, Fumarola, in mezzo al ringo c'è il Palazzo Fumarola, lì dentro 5, 7 e 9 di ottobre ci sarà Romeo e Giulietta, wow, da parte di questo grandissimo amico della Compagnia Teatrale Le Quinte, che l'anno prossimo, il primo aprile, farà la seconda edizione della Via Crucis Firenze. Non è un pesce d'aprile, è il primo aprile. Va bene, quindi vi aspettiamo. Io sto dicendo tutti i miei appuntamenti. Comunque domani inauguriamo la statua di San Michele restaurata, perché noi siamo qua per la festa di San Michele, e il calendario parrocchiale, che lo so, siete andati a San Cosma a piedi, avete già preso il calendario dei Santi Medici, ma il nostro è più bello e quindi lo dovete prendere, va bene? Pure io. Pure tu lo devi prendere. Grazie, grazie. Un applauso ai ragazzi che hanno fatto di tutto, anche i panini questa sera, e quindi li hanno finiti tutti, però ne sono rimasti pochissimi. Grazie, grazie. Io ringrazio voi davvero di cuore per la disponibilità. Posso permettere, ragazzi, andate dietro ai miei ragazzi, andate tutti insieme dietro, facciamo il brano finale tutti insieme, dai. Così Daniele, iniziamo questo corso, lo finiamo stasera subito veloce. Perché te l'avevo promesso, no? Quindi questo è l'inizio. Alzo le mani, Daniele. Gli uomini, le ragazze con le ragazze, non iniziamo a fare cosa sta. Di qua un po' di ragazze, di qua. Le ragazze un po' di qua, un po' di qua. Ragazze, di qua, un po' di qua, un po' di là. Ok, e quindi facciamo questo quadretto. Vai. Questo corso che ti ho promesso, diciamo. Ok. Bravo. No, cioè, no. Ce ne provi. Io guarda, sono già le vocaliste, visto che ti hanno risposto prima. Certo. Al canto di prima. Sì. Sono gli altri del parare. Sì. Grazie a Don Martino, un applauso. Grazie a voi, grazie a te, di essere stato qui. Vediamo insieme, tutti in piedi, in piedi, in piedi. So. E ancora un altro applauso dedicato, io lo voglio dedicare a David, che questa sera è stato con noi e ci ha promesso di tornare quando ha qualche buco nel suo tour. Grazie di essere stato con noi. Il Wake Up Gospel Project! Grazie a voi di essere voluti essere qui questa sera, grazie! Lo cantiamo insieme questo, è un inno alla vita, non è un canto natalizio, questo è un canto pasquale, è la Pasqua e di tutti i giorni. Buona vita a tutti e buona giornata domani! Oh, happy day!
Oh, wow.